Ciao a tutti, sono Alessandro Bertole, qua davanti a voi avete il Gear 2 in versione con cinturino nero e corpo silver. Allora, il Gear 2 promette, secondo Samsung, un passo in avanti notevole rispetto al precedente modello. Abbiamo un display leggermente migliore rispetto al precedente, un design che sicuramente si fa apprezzare per il cinturino qualitativamente fatto molto meglio, dimensioni più contenute e materiali assolutamente di pregio, sembra veramente un orologio elegante da spento. Quindi a livello di design ottimo lavoro da parte di Samsung, non ci dovremmo più vergognare di avere uno smartwatch al polso, visto che ormai la qualità di questo a livello estetico è assolutamente ormai superata. Come potete vedere, l'orologio inoltre è resistente sia alle infiltrazioni di acqua che di polvere, quindi non dobbiamo neanche aver paura di portarlo al mare. Certo, sempre consigliato toglierlo se andiamo in acqua salata o se dobbiamo fare delle attività piuttosto impegnative e pericolose. Passiamo ora all'hardware. Hardware, quindi, parlavamo di questo display da 1.63 pollici, scusate, vi inquadro meglio il device, 1.63 pollici di ottima qualità, è un super AMOLED, si vede, abbiamo in effetti dei bellissimi colori e dei bellissimi neri, dei bellissimi contrasti. Abbiamo una fotocamera, tra l'altro, qua come potete vedere, da 2 megapixel, e abbiamo anche un sensore qua dietro, un sensore per le informazioni sulla pulsazione del nostro cuore, in modo da monitorare in maniera netta il nostro andamento sportivo. Batteria che con un uso tipico, dice Samsung, dovrebbe durare dai 2 ai 3 giorni. Noi ci speriamo veramente, perché questo è uno degli ostacoli fondamentali per il successo di questi smartwatch, che non possono essere caricati tutti i giorni. Abbiamo anche il pedometro, l'accelerometro, il giroscopio, il Bluetooth 4.0 e il LED IR. Inoltre abbiamo questo tasto, il tasto di sistema, tasto home, che se tenuto premuto ci porta al menu di outdoor mode, restart, power off e vibration. Se invece lo premiamo quando siamo in un'altra schermata, questo ci porterà all'home page, se siamo già all'home page andrà in blocco. A livello software, Samsung ci indica come questo Gear 2 dovrebbe essere disponibile, soprattutto compatibile con più dispositivi. Abbiamo il dialer per poter comporre direttamente dallo smartwatch il numero di telefono, notification, le ultime chiamate, i contatti, tutto assolutamente condiviso con il telefono a cui è collegato. Questa Samsung punta tanto sull'esercizio fisico, sul suo S-Health, che dovrebbe proporre caratteristiche estremamente interessanti. Watch on remote ci consente anche di comandare un dispositivo esterno, come una televisione, grazie all'IR LED. Andiamo sulle impostazioni, possiamo cambiare il wallpaper, cambiare lo stile dell'orologio, impostare le notifiche, il display, la batteria, il Bluetooth, doppia pressione, non è per adesso contemplata, ma la doppia pressione ci consentirà di avere un accesso rapido ad alcune applicazioni. Il profilo Reset Gear
eccetera eccetera. L'SDK del Gear 2 inoltre si aprirà ad altre applicazioni, come applicazioni di shopping come eBay, alle radio, alle news come CNN, che sarà uno dei partner. Quindi, cosa pensiamo di questo Gear 2? Un netto passo in avanti. La batteria sarà un campo di prova importante, ma a livello stilistico, cosa è importante per un orologio, il passo in avanti è notevole ed è fatto, e risulta finalmente un orologio che sa di essere un orologio e non un computer enorme da polso. Veramente ben fatto. Ora Samsung deve confermare il supporto per i suoi device, magari anche per device esterni. Diteci attraverso i commenti naturalmente cosa ne pensate di questo Gear 2.